Spenti i lieghi della competizione elettorale dello scorso maggio, torna ad animarsi il dibattito politico a Via Grande. E oggi il nostro gradito ospite è Piero Coco, già candidato sindaco alle ultime elezioni, dopo 10 anni. Fra gli scranni del Consiglio Comunale come consigliere di minoranza, adesso coordina il gruppo Piero Coco Sindaco, presente in questa legislatura con 4 consiglieri. Allora Piero Coco, innanzitutto ben trovato, la buona serata. Ritorniamo per un momento sull'esito delle ultime elezioni. Deluso dal risultato conseguito? Intanto buonasera a lei e buonasera a tutti i nostri amici, elettori e non concittadini e simpatizzanti. Ben trovato anche a distanza di quasi 4 mesi dalle elezioni. No, deluso assolutissimamente il contrario, anzi abbastanza soddisfatto, contento per il risultato. È chiaro che è sotto gli occhi di tutti che la mia candidatura è nata, l'ho spiegato tempo fa, è nata all'ultimo momento, proprio quasi con la scadenza della presentazione delle liste, e in 15 giorni con diciamo un risultato, io dico epico, perché con dei ragazzi neofiti alla politica, anche competenti, però mai avuto esperienza la maggior parte, è un risultato abbastanza importante, ripeto, in un così breve tempo. Ancora una volta probabilmente una campagna elettorale condotta in tempi brevi e piuttosto concisi non ha sortito gli effetti sperati. È stato come un rivivere le esperienze degli ultimi 10 anni, ma al di là di questo continua l'impegno politico a Via Grande di Piero Coco. Sì, quello sempre. Ho dimenticato comunque di ringraziare tutti, prima in assoluto volevo ringraziare i ragazzi che sono stati straordinari, che mi hanno diciamo così accompagnato e guidato, perché non sono stato io a guidare loro, ma loro mi hanno coinvolto in questo progetto, in questa nuova avventura, quindi io le devo ringraziare uno per uno, ma conoscete sicuramente la squadra dei ragazzi che mi ha accompagnato. Ecco, tra l'altro ci sono Enzo Sanfilippo, Alfredo Guliti, che già comunque abbastanza conosciuti in paese sia per i trascorsi storici nella politica e poi per essere appunto cittadini viagrandesi e frequentatori della città. I ragazzi, come voi sapete, Domenico La Rosa è stato eletto più giovane consigliere comunale di questa tornata, Daniela Musumeci, ma io ringrazio Manuela Giuffrida, ringrazio Maria Luisa Leone, ringrazio Chiara Scuderi, Marco Motta, Salvatore Vassallo, ringrazio tutti i ragazzi, sto dimenticando qualcuno, Ferdinando Finocchiaro, assolutamente il professore Ferdinando Finocchiaro, il Torrisi Paolo, i ragazzi che mi hanno accompagnato, Natale De Luca. Sono veramente molto contento con questi ragazzi, me li sono trovati qui qualche giorno prima della presentazione della lista e mi hanno coinvolto e mi hanno convinto a ricambiare idea, perché come sapete bene io a marzo avevo già preso una decisione, avevo voglia di resettare un pochino, di riposarmi, di dedicarmi un po' di più al mio lavoro perso e alla famiglia, ma soprattutto anche per qualche problemuccio di salute, quindi avevo deciso di resettare un po' il tutto, però poi gli avvenimenti nella vita cambiano, quindi sono cambiate anche le mie idee, ma soprattutto sono cambiate una serie di cose per cui era quasi obbligatorio, ecco, l'intervento dei ragazzi e il susseguirsi degli avvenimenti mi ha portato a prendere poi quella decisione. La politica non è uno scherzo, quindi si fa soprattutto si fa con cognizione di causa, si fa seriamente, non si fa perché qualcuno decide che una lista o un'altra deve andare all'opposizione. Quindi a quel punto, se non si scherza col paese, non si scherza con i cittadini e bisogna tirare gli interessi della cittadinanza.
Quindi ringrazio tutti, ringrazio gli elettori, ringrazio i cittadini di Via Grandesi, ringrazio anche coloro che non mi hanno votato, che sono concittadini miei, perché comunque dopo ho avuto degli apprezzamenti, perché forse in effetti la candidatura partita in ritardo e obbligati per una serie di cose, insomma parentele o altre cose, non sono stati vicino a me, ma moralmente lo sono stati. Quindi ringrazio veramente tutti e sono assolutamente, confermo la mia soddisfazione e felicità nel risultato ottenuto. Non è stato eletto consigliere comunale come candidato sindaco sconfitto per non aver raggiunto la percentuale prevista dalla legge elettorale. Per Coco, le mancherà il dibattito in aula? Negli ultimi 10 anni l'ha animato parecchio con le sue mozioni. Allora, conoscete benissimo la legge sullo sbarramento, il 20%, conoscevamo benissimo e ne ero a conoscenza di questo. Quindi quando decidi si decide insieme di fare un passo abbastanza importante, sei già cosciente di quello che potrà avvenire positivamente o negativamente. E questa era una delle cose messe già come ipotesi. E naturalmente se io avessi voluto per forza di cose la sedia negli scranni dell'opposizione, naturalmente mi sarei messo in lista anch'io, quindi bisognava votare sia il sindaco e anche come consigliere. Ho preferito così, comunque andava, perché è un segnale, il segnale dell'alternativa, quindi comunque vada, si cade e ci si rialza. Quindi sì, manca il consiglio comunale, manca perché chi fa politica attiva e chi lo fa da anni non può dire che il consiglio comunale o l'emozione o le interrogazioni, i dibattiti o i confronti non mancano, mancano, certo che mancano, però fortunatamente, così come ho fatto da sempre, vivo il paese, vivo la politica anche dall'esterno, quindi cerco di studiare, di informarmi e di dare il mio apporto anche esterno a quello che può essere un eventuale aiuto, o cerco di portare comunque la voce dei cittadini che hanno delle richieste particolari, non tralasciando il fatto che comunque anche dopo 15 giorni, in 15 giorni, 4 consiglieri comunali sono in opposizione. Coordinerà il gruppo Piero Coco Sindaco, formato con un perfetto mix, come vi ho detto, di esperienza e gioventù, con un lavoro di opposizione che servirà da sprone per l'amministrazione comunale in carica? Io in realtà, oltre a coordinare, diciamo che è una definizione abbastanza importante quello di coordinatore. I ragazzi si coordinano abbastanza bene da soli, loro, devo dire, con molta correttezza dall'inizio dell'attività istituzionale mi hanno invitato più volte nelle loro riunioni e io assisto perché sono loro che hanno il ruolo di consigliere comunale, quindi io non mi etichetto coordinatore e non voglio essere etichettato come coordinatore. Se loro lo fanno è perché magari sentono di farlo e di questo sono veramente onorato. E sono spettatore delle loro idee e ripeto, io do il mio apporto, la mia esperienza per quello che posso, ma loro sono abbastanza capaci di, soprattutto i due che hanno più esperienza, di portare avanti quello che già avevano iniziato anni fa e quello che continueranno a fare con l'apporto e con le idee di due giovani che sono abbastanza capaci e pieni di grinta, di forza. Nelle ultime 2 legislature tante le opere pubbliche completate a Via Grande, soprattutto in tema di impianti sportivi. Le risorse del PNRR si sono rivelate vitali per i comuni. A parere di Piero Coco, quali sono i settori che necessitano ancora di ulteriori interventi per lo sviluppo di Via Grande? Intanto sono abbastanza soddisfatto, sono contento delle opere che ci sono a Via Grande, che sono state realizzate, che sono state completate. Vedi, sì, il palazzetto adiacente al plesso delle scuole elementari di Piazza Chiesa Antica, praticamente Via Grande, e perché dopo tantissimi anni, dopo un trentennio, questa struttura fatiscente finalmente è stata completata,
tramite finanziamento, eccetera, eccetera. Quindi sono abbastanza contento, perché quando le opere vengono realizzate e possono servire alla cittadinanza, quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti, alla nostra comunità, fanno sempre bene. Il palazzetto dello sport di Via Poglio, eccetera, eccetera. Tante società, devo dire, che finalmente occupano, dopo tanti anni bui per lo sport. Mi ricordo 7 anni fa circa, qui Via Grande, sport era quasi diventato un tabù, era un periodo molto nero, perché strutture appunto erano fatiscenti, abbandonate e da rifare o ristrutturare. Quindi oggi siamo veramente al contrario, opposto, e questo ci onora l'amministrazione comunale, eccetera. Tocca adesso mantenere queste strutture, avere, per esempio, parlo del campo sportivo Francesco Russo, quindi del campo comunale calcio 11, dove in questo momento è in fase di ristrutturazione finale. Tocca avere almeno una squadra, visto che Via Grande da un paio d'anni non ha più una squadra di calcio 11, ma quella è un'altra storia. Qualcuno ha deciso di abbandonare tutto, ma adesso urge anche questo, perché capisco che il tempo è abbastanza particolare, è un periodo storico abbastanza particolare, e costi, molti costi, tante spese, però non credo che Via Grande abbia bisogno di una categoria molto importante, ha bisogno di una categoria affinché possa riunire nuovamente quella comunità, 50-100 persone, che ogni domenica vivevano lo sport come momento di aggregazione, più che altro il ritrovarsi, parlare, eccetera, eccetera. Speriamo che non si perda anche questo. Ho sentito da qualcuno che forse tantissimi anni fa faceva calcio, che vuole riproporsi in un'avventura mega galattica, però voglio dire, anche lì starei un po' così più attento, e preferirei una, per intenderci, una prima categoria, una categoria abbastanza pericolosa, affinché comunque venga mantenuta per tantissimi anni. Quindi sono contento per queste opere realizzate, non ultimo anche i campetti, la parte degli impianti sportivi intitolati al compianto Pietro Anastasi, e dove lì appunto si può fare sport anche esterno, e finalmente anche in estate, dove manca la pallavolo e altre attività sportive di calcio a 5, eccetera. Al di là appunto della definizione della categoria e di una società che gestisca il calcio a 11, ci sono tante realtà importanti: il calcio a 5, il Via Grande C5 del presidente Mario Costanzo, in Serie C1 abbiamo la pallavolo e il basket. Comunque è un movimento sportivo in grande fermento. Sì, assolutamente, ripeto, come dicevo prima, viva lo sport, perché lo sport è aggregazione, è salute, e quindi ci vuole ed è obbligatorio anche per dar lustro ancora di più al nostro paese, affinché il nome di Via Grande venga nuovamente giri le regioni o addirittura la nazionalità italiana. Quindi che ben vengano. Presidente Mario Costanzo ha finalmente, come ogni anno, anche quest'anno, ha compattato un'ottima squadra, cambiato il coach, e credo che anche lui possa avere nuovamente delle ottime soddisfazioni. Ecco, questo io personalmente lo ringrazio, comunque seguo anche il calcio 11, perché lo sport a me piace, quindi lo seguo, e spero che tutti i cittadini viagrandesi, la comunità, di nuovo ritorni a vedere, a frequentare i palazzetti, per aggregarsi assieme a tutta la comunità. Torniamo a parlare di Piero Coco. Quale sarà il suo futuro politico, Piero? Adesso le elezioni sono finite proprio 4 mesi fa circa. Io la politica, comunque, all'indomani di una sconfitta o di una vittoria o qualsivoglia incarico ottenuto, riparto sempre da zero, riparto sempre con la stessa voglia di prima, con lo stesso animo, con la stessa volontà, con la stessa voglia di fare,
è una delle cose più importanti che mi impongo da sempre, che comunque appartiene alla mia persona, è quella di non cambiare. Io sono sempre uguale dal momento in cui viene eletto il nuovo sindaco, che sempre faccio gli auguri immediatamente quando matematicamente si ha la notizia, quindi in bocca al lupo al sindaco amico Salvatore Faro, e rimboccarsi le mani e andare avanti, cioè ripartire con lo spirito di sempre, cioè quello costruttivo, quello del confronto, quello evitare o con me o contro di me. Una delle cose molto brutte, no, che ho sempre non ho visto come bella cosa, e speriamo che non ritornino delle cose del passato, sono bruttine a dire. Meglio rimanere sempre amici, siamo in una comunità, quindi ognuno ha le proprie idee, ci si dibatte nel momento politico, nel momento dei comizi, poi finisce tutto, perché anche quello in un certo senso, tra virgolette, dovrebbe essere una sorta di teatro, no? Che ci porta a esprimerci o a farci vedere chi siamo e le idee che abbiamo, quindi poi da lì, da quel momento, dal momento in cui la popolazione, perché è sempre la popolazione che decide chi deve rappresentarli, da quel momento tutto si azzera o dovrebbe essere così e si riparte da zero. Quindi io sono sempre in giro, magari dedicherò ugualmente un po' più tempo adesso alla mia famiglia, al mio lavoro, insomma è mancato, però io ci sono e darò il mio, qualora qualcuno vuole, il mio apporto, la mia esperienza personale, sempre. Io comunque sarò sempre tra la gente, tra la mia gente. Pedagogo, per concludere appunto questo dialogo, possiamo dire, ha rassicurato tutti i simpatizzanti ed elettori che su un impegno politico per Via Grande continua. Qualche frizione, comunque inutile negarlo, invece è emessa in sede di campagna elettorale con i suoi competitors. Tutto ricomposto, tutto chiarito, amici come prima? Ma io credo che sia stato, io e qualcun altro, forse devo dire, questa campagna elettorale non è stata così cattiva, anche perché poi per una serie di vicissitudini non c'è stata la possibilità di fare determinati tanti comizi e di intervenire, una volta per il maltempo, una volta perché per un lutto, diciamo così, dichiarato cittadino, quindi sono stati sospesi anche dei comizi e si è deciso di farlo in un altro modo, poi ripeto, in un tempo brevissimo, e devo dire, secondo me non è stato un periodo e una campagna elettorale feroce, ecco, offensiva, eccetera eccetera. Qualcuno un po' ha esagerato, devo dire la verità, come succede sempre, e però questo qualcuno deve ricordare bene che la politica, come dicevo prima, si fa con serietà. La politica non si decide con chi magari pensa che per 40 anni ha fatto politica, 45 anni, 50 anni, quel che saranno, chi ha fatto appunto politica da tanto tempo possa avere il predominio o una supremazia. Non è così, non è così. La politica è veramente una cosa molto seria, sia i consiglieri sono tutti uguali. Quindi il consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza sono consiglieri, così come i consiglieri di opposizione, quindi consiglieri di minoranza. E quindi la lista di opposizione non si fa per scherzare o perché si deve fare per forza per andarsi a sedere negli scranni del consiglio comunale. I consiglieri d'opposizione devono dare il loro apporto e devono vigilare sempre sull'amministrazione. Quindi io non ho niente con nessuno, sempre amico come prima. È chiaro che magari qualcuno si porta delle ruggini del passato, che però sono fastidioso. Io ripeto, come l'ho detto prima, sono e rimango sempre quello che sono, quindi dall'indomani per me la vita è sempre uguale, no? Si rifrequento i bar, si rifrequentano gli uffici, qualsiasi cosa cambia, anche perché siamo in un paese, ci viviamo, io ci vivo, ci lavoro, eccetera eccetera, quindi ci sono nato e quindi bisogna vedersi tutti i giorni e insomma rimanere sempre quelli che siamo, senza ruggini del passato, è la cosa più bella. D'altronde io nei miei 10 anni di esperienza attivi proprio in consiglio comunale ho fatto tanto affinché proprio queste ruggini
diciamo, sparivano con qualcuno, tra qualcuno che magari capisce per chi parlo, però io ho cercato di fare il mio meglio nella coscienza, ho la coscienza abbastanza a posto, poi non so quello che si vuole fare, ripeto, ognuno è libero di fare quel che vuole. Pensiamo alla nostra comunità, pensiamo al nostro paese, pensiamo ai nostri figli, affinché il paese cresca sempre più in modo migliore. Grazie Piero Coco. Grazie a voi, buona serata a tutti.